Eccoci qua, stelline, nuovo video, siamo già dentro l'ECMA con il mio compagno di sfiga Omar e siamo arrivati qua in macchina, quindi penso che con Omar la macchina sia già stata rubata. Siamo qua dentro, stiamo girando un po' di padiglioni, abbiamo appena cominciato a girare, non c'è neanche tanta gente per essere domenica, quindi andiamo insieme a scoprire le novità che ci aspettano questo 2019, anzi ormai 2020, andiamo a scoprirle insieme. Eccola qua, attesissima, il nuovo CBR RRR, non so quanto R abbia, 217 cavalli. Vediamo le alette prese dai camion Iveco. Questa moto Honda vuole vincere il campionato Superbike, ma sarà dura starci dietro alle altre marche. Segmento super sportiva, 217 cavalli. Sembra neanche scomodissima per due. Per due è scomodissimo. Non è che non sembra scomodissimo, c'è anche il posto per due. Vediamo se Honda quest'anno riuscirà a vincere il Superbike con questa nuova creazione. Alza però l'asta di rinvio del cambio è guardabile. È quello il bello, c'è anche i freni Nissi, non ho neanche le Brembo. Brembo solo posteriore. Adesso andiamo a vedere se c'è da salirci solo. Madonna ragazzi, che tutta la gente per la CBR, non riusciamo neanche a avvicinarci, non riusciamo neanche a guardare. Direi che salirci è impossibile. Alette Iveco, anche per la versione stradale. Abbiamo trovato questa chicca, CB4 Concept, non c'è scritto nessun dato da nessuna parte. Prende quasi le linee della Tracer 700 che andremo a vedere dopo, che nuove linee più tondeggiante. Blu-ray accessoriata comunque, vedo che monta Hollis, freno anni 80, disco anteriore, anche quello posteriore non è forato, delle pinze veramente enormi della Brembo. Bellino, eccola qua, la brutale 1000RR, diretta rivale della Street Fighter. Veramente un'opera d'arte. Questo è molto bello. Aletta, tutto. Ormai vanno di moda le alette. Niente da fare. Peccato che costa ben 29.900 euro. Parte da 30.000 euro. Ma sto fronte aria, il monte. Fronte aria, quello serve apposta per quando cadi. Quando cadi lì partono 500 euro per cambiarti il sorvegliare. Comunque design MV Augusto sempre. Sempre al top. Ci stavamo chiedendo veramente molto bello. Buono braccio, sempre. Sembra tanto sul davanti. Ah no. Sembra che scarica molto sul davanti. Qui è una posizione un po' più dritta. Super Duke secondo me. Un portatargo originale molto carino così sulla ruota. Peccato per le frecce mastodontiche. Sella passeggero dura da matte, un po' risicata forse. Sta veramente tanto alto il passeggero. Qua sono le pedaline. Sì, esatto, cosa c'ha? Come fa qua? Forse per un bambino di elementare. Sì, sì, sì. La sella particolare, forata, non forata. Che mi dici, Omar? La sella come pensavo, comoda, molto dura, sì. Forse qua sono carichi, poi anche il manubrio è molto inclinato. Sì, ti vedo tanto in giù. È proprio, è anche chiuso, ah, è anche carica chiuso. Molto all'esterno dei polsi. Sì, ma infatti sono semi manubri. Da quando ci hanno diventato un carico? Questa non l'ho mai sentita, non so se sia nuova. La Rush costa ancora di più della brutale 1000. Monterà lo stesso motore. Particolare, particolare, sì. Bella, molto bella anche questa. Che è il cerchio della Panda 4x4 dell'85? Che so sta roba? Ci sarà qualche innovazione tecnologica? Chi lo sa? Finalmente stelline, eccolo qua, il Panigale nuovo. Ah no, scusate.
questo è proprio figo. Lì che vanno di moda adesso? Vanno di moda i dischi non forati, ma come le lette. Novità strommarli. Cazzo, guarda dove hanno messo i liquidi dei freni. Dove hanno messo i liquidi dei freni? Sotto il manubrio. Sotto il manubrio c'è il liquido del freno. Incassati nel manubrio. Bella anche questa. Una genialata, cazzo. Una genialata, sì, un'opera d'arte anche questa. Sì, sai che c'ho? Ah, l'abbiamo trovato al 1290 nuovo. Motore sempre bicilindrico. C'ha 4 cavalli in più, fa 180 cavalli questa. E in più pesa anche meno. Dovrebbe pesare 8 kg in meno della mia. Abbiamo fatto una bocchettina d'aria qua. C'è una retina lì, boh. Volevo guardare anch'io cosa c'era qua dentro. Questa è la griglietta dei polli. Non so cosa ci sia nascosto qua dietro. Cioè, ma non è niente. Ci passo dentro con le mani. Ciao. Ma non so cosa sia. Passo dentro con le mani qua. È la bocca della verità. Ah, ma hanno fatto la presa d'aria dinamica. Ah, presa d'aria dinamica, allora c'ha un senso. Ha un senso. Sospensioni sempre VB. Bello schermo, più grande della mia. Il codino così non è male. Bellino. Sembra più corta della mia. Comandi bruttissimi. Come mai hanno deciso di fare questi comandi così abnormi? Almeno l'hanno chiusa qua dietro. C'è telaietto posteriore in alluminio, mentre là davanti è sempre traliccio. Come traliccio è una soluzione che sta un po' svanendo. Sulla passeggero anche un po' dura, però tutto sommato secondo me potrebbe starci anche comodo il passeggero qua. Eccola qua, altra novità. Super Adventure 390. Cilindrate piccole per moto enduristiche. Il motore penso sia bicilindrico o addirittura monocilindrico. Raffreddamento, vediamo, liquido. Richiama sempre il faro, che ormai è il simbolo di KTM. Monocilindrico, un po' accessoriato. Proviamo borse morbide, acra. Non so cosa te ne fai di un'acra qua. Frizione a filo. Vediamo, adesso stanno mettendo dei tablet praticamente su tutte le KTM. Comunque per essere un 390 pesa 160 kg quasi. Pesa troppo. Molto più atteso dell'Ecno. Street Fighter S, 208 cavalli, pesa solo 178 kg. Me l'aspettavo più fino però, È molto voluminoso il motore V4, la rende davvero tanto larga, perde quella caratteristica che hanno le Ducati di essere a punto fine col motore bicilindrico. Prendiamo parte da 20.000 euro, se arriva questa versione qua, che è la versione con sospensioni elettroniche, Hollis. Ducati ha alzato l'asticella per quanto riguarda il settore naked. Le alette le credevo in carbonio, invece sono in plasticone. È tanto tanto grande, cioè i radiatori dal davanti sono enormi. Adesso vediamo di sederci sopra in sella questa Ducati Street Fighter. L'abbiamo trovata da smanettarci, da salirci sopra. Comunque le alette sono in carbonio. Sono grosse e fine qua. Porca vacca, sono grossissime in effetti, sì. Questo è il modello normale, infatti non ha le onlys, ma troviamo le Showa, penso che siano Showa. Ovviamente frizione idraulica. Sarà impossibile salirsi. Voglio salirci anch'io. C'ha un quadro display abbastanza grande. I tasti non sono neanche troppo confusi, mi sembravano quasi più confusi quelli del Super Duke. E il peso in ordine di marcia sono 201 kg. I 178 che tanto cita Ducati sono ovviamente a secco. Altro concept, peccato anche qua, bellissimo.
Scrambler, Desert X. La sella è proprio in plastica. Quella è plastica dura. Ha dei ricordi di quando l'Elephant vinceva le Parigi Dakar. ZH2. Questa dovrebbe essere la diretta rivale della Ducati Street Fighter. Monta il compressore come la versione più sportiva, che la vediamo qua. Ninja H2, sempre 108 cavalli se non vado errato, come Street Fighter. Fai cambio dell'olio. E come la Street Fighter monta Brembo, ZH2, motore sempre 4 cilindri, penso che sia 1000, sovralimentato. L'impostazione è quella di essere un po' più alto rispetto al Street Fighter. Il Street Fighter tende ad essere più chiuso, si tende a stare più avanti sull'anteriore. C'è chi può piacere, c'è chi non piace. A me personalmente non piace. Sembra tutto plasticone qua. No. Z10R. Vediamo che Ducati ha copiato il muso. No, è praticamente identico. È identico quello della Street Fighter. Altra novità, la Tuono, penso sia Tuono questa, la 660, non so se verrà in produzione, comunque è veramente carina, però da quello che so non si può neanche guidare con la patente A2, bella, bella stretta, belle linee, colorazione anni 90, Aprilia anni 90, questa invece è la versione RS 660, dovrebbe essere motore, dovrebbe essere un bicilindrico. Aprilia si sta un po' reinventando con questi motori piccoli, tra virgolette, medie cilindrate. Tracer 700, credo dotata del solito motore bicilindrico, però cambiano le linee. Quello che si nota subito sono le linee, che richiamano un po' di quelle moderne Yamaha come la Nikken o la R1. Neanche gli steli rovesciati. Neanche gli steli rovesciati, siamo un po' indietro qua. Dai, i giapponesi, non dico niente per i fan giapponesi, però come immaginavo il motore è bicilindrico, display piccolino, però c'ha la presa USB 12 volt. Non mi fa impazzire comunque. Abbiamo trovato anche il V-Store 1000, altra novità, EICMA. Finalmente cominciano a farli delle cilindrate un po' grandi. Brutta coppia del GS, non mi piace per niente. Esteticamente è veramente brutto. Ha quel faro che richiama il retro, che richiama un po' la katana. E sinceramente lo trovo veramente brutto. Una turistica senza spendere troppo, avendo un motore abbastanza grande. Non so che dire, non mi piace, non mi piace. Proprio sto muso da papera. Qua potrei farci una recensione completa, visto che non c'è nessuno che gli gira intorno. Penso sia la moto meno ammirata di questo EICMA. Eppure è la novità. Brutta novità. Altra novità, EICMA XR nuovo. Alette anche qua, ormai compaiono ovunque le alette. Cos'è quello? Un tavolino? Un po' strano. Ha delle linee molto particolari. Un'altra turistica che farà concorrenza a Ducati. Vedo adesso che ci sono ben due versioni della XR. Abbiamo l'F900, che è leggermente più basso, cambiano anche un po' le linee dal davanti, mi sembra di vedere. Alette ovunque anche qua, le regalano alette, ormai fanno molto solo con alette. Qui invece abbiamo la sorella maggiore, l'XR S1000, dove hanno fatto questo tavolino comodo qua per affettare il salame, e
E non va bene per i culoni, mi conferma il collega qua. Sella, sella può... Sella molto risicata. Non è adatta per buttare fuori ginocchio, allora. Già, vediamo qua il schermo da 40 pollici. Ovviamente classico telaio della XR. Chiama direttamente i soccorsi. E vieni eiettato. SOS. Ma vedi che ti stai per fare un dritto, schiacci e ti fa saltare in aria. Sì, può essere. Cos'è quello? Cioè che è tipo un selettore, tipo per la, sì. Un selettore di menu a rotella. Siamo tornati in Ducati e guardate cosa è successo, è sparita Street Fighter, perché ha vinto il concorso di moto più bella dell'anno. Ecco stelline, il video è finito, vi lascio con queste ultime immagini di questo splendore di moto. La regina dell'Eikma 2019, veramente molto molto bella. Iscrivetevi come sempre, prossimo video non so di che cosa parlerò, ho finito gli argomenti, magari vediamo di riparare il dorso duro tutti insieme. Al prossimo video iscrivetevi, mi raccomando, sempre iscrizione, campanellina, eccetera eccetera. Ciao stelline, ciao. Stelline, c'è anche la macchina, incredibile. Proprio incredibile. Guardatela lì. Non è successo niente di brutto oggi, anche se sono con Omar. Impossibile.